Con l'attenzione agli alunni stranieri e alle problematiche di varia natura che si manifestano nelle diversissime loro condizioni, completiamo il discorso dei bisogni educativi speciali. Non c'è dubbio infatti che il minore straniero, specie se catapultato da noi in maniera non serena e non normale, si trova ad affrontare difficoltà e problematiche facilmente intuibili. Non c'è dubbio che anche gli alunni stranieri, per molti motivi, possono rientrare nel gruppo dei BES, degli alunni con bisogni educativi speciali. Non è semplice l'integrazione in una società nuova, in una società diversa, e non è agevole l'integrazione dei minori nella scuola del nuovo paese, specialmente se questa società e questa scuola non risultano aperte e pronte all'accoglienza e all'inclusione. Il problema degli alunni stranieri riveste una grande importanza. Negli ultimi decenni ha ricevuto tante e tante attenzioni. Moltissime sono le fonti giuridiche, tante le attenzioni e i progetti che vengono proposti e le azioni che vengono suggerite. Tutte azioni fondate su una chiara affermazione dei diritti che debbono essere riconosciuti agli stranieri. Rispetto della dignità dell'uomo senza alcuna differenza di etnia, di cultura, di genere, di lingua, di religione, e così via. All'insegna quindi della libertà, dell'uguaglianza e del rispetto dei diritti. Dicevo, tante sono le leggi, tante sono le fonti giuridiche. Partiamo dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948. All'articolo 2 si legge: ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente dichiarazione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Libertà e uguaglianza per tutti. In questo che è un documento fondamentale per la società universale, per la civiltà, direi, del mondo moderno. E questi principi sono stati confermati in altre importanti, notevoli espressioni giuridiche, per esempio nella Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989, che dall'Italia fu ratificata 2 anni dopo, nel 91. Sono gli stessi principi che noi italiani abbiamo solennemente affermato, sancito nella nostra Costituzione, dove all'articolo 3 si legge, appunto, sembra di ripetere le parole della Dichiarazione Universale: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. In particolare, per quanto riguarda l'immigrazione, ancora tante sono le espressioni giuridiche. La legge sull'immigrazione numero 40 del 6 marzo 1998, il decreto legislativo 286 del 25 luglio 98, la legge 189 del 30 luglio 2002. In tutte queste leggi è sancito chiaramente e solennemente il diritto di accesso nelle istituzioni scolastiche del minore straniero, senza alcuna limitazione.
Il nostro paese, che già in occasione della disabilità fu il primo ad aprire all'inserimento nelle classi comuni, per quanto attiene agli alunni stranieri, propone la via italiana all'integrazione, la nostra via all'integrazione, che è espressa in un importante documento. Questo documento è del 2007 e ha questo titolo: La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri. Ho sottolineato l'espressione scuola interculturale perché è questo il progetto, è questa la decisione italiana, è questo il modello italiano. Il modello italiano è il modello interculturale. Questo modello interculturale dice no all'assimilazione delle altre culture alla nostra e no alla semplice convivenza di comunità etniche chiuse e impermeabili l'una all'altra, né l'assorbimento delle altre culture nella nostra con la scomparsa delle altre culture, e nemmeno una vita parallela di due mondi, il nostro e quello degli stranieri, che vivono mondi separati, lontani, avulsi, staccati, senza alcuna possibilità di contatto. La scelta interculturale, invece, è una scelta che vuole il rispetto delle altre culture, la sopravvivenza delle altre culture, la valorizzazione delle altre culture, l'esaltazione di una società multiculturale che è più ricca, che è più varia e che si va arricchendo appunto dagli incontri, dai miscugli, dagli scambi che vengono fra le varie culture, comunque dal rispetto e dalla valorizzazione dei modelli culturali di ogni popolo presente nel nostro territorio. Questa è la scelta italiana, la scelta interculturale, e questa scelta interculturale è chiaramente affermata nelle indicazioni nazionali del 2012. E quindi quelli che rappresentano appunto il progetto educativo e didattico della scuola italiana per quanto concerne il primo ciclo. Le indicazioni nazionali del 2012, proprio in apertura, e cioè nella sezione Cultura, Scuola, Persona, la scuola nel nuovo scenario, quindi non appena aprite le indicazioni nazionali, la prima finestra è dedicata appunto a questo ambito, cultura, scuola, persona. Sentite cosa si dice. Una molteplicità di lingue e culture sono entrate nella scuola. L'intercultura è già oggi il modello che permette a tutti i bambini e ragazzi il riconoscimento reciproco e dell'identità di ciascuno. A 150 anni dall'unità, l'italiano è diventata la lingua comune di chi nasce e cresce in Italia, al di là della cittadinanza italiana o straniera. La scuola raccoglie con successo una sfida universale di apertura verso il mondo, di pratica dell'uguaglianza nel riconoscimento delle differenze. Apertura dunque alla diversità. La diversità nella nostra idea di scuola, nella nostra idea di educazione, è un punto di riferimento ormai acquisito. Apertura dunque alla diversità in ogni sua manifestazione. In questo caso, quindi, accoglienza degli alunni stranieri, delle loro particolarissime manifestazioni di bisogni educativi speciali, quindi
accettazione dei problemi, delle difficoltà che possano prospettarci, presentarci, e azioni positive di risposta, di accoglienza, di inclusione e di integrazione. Questo è il concetto di intercultura, questo è il progetto interculturale della scuola italiana. Questa è la via italiana all'integrazione. Nessuna cultura può essere sacrificata, nessuna lingua. Ogni condizione umana ha diritto alla sua libera espressione. Il multiculturalismo è ricchezza, è varietà, è possibilità. L'integrazione culturale è dunque il principio fondamentale che ispira la nostra scuola, la nostra azione didattica, il rispetto delle culture. Su questa base di rispetto di tutti e di possibili, auspicabili intrecci e arricchimenti, la scuola stabilisce le condizioni per l'orientamento alla cittadinanza attiva. Il soggetto di altra nazionalità, di altra cultura, viene accolto, viene soddisfatto nei suoi bisogni, viene aiutato in ogni modo per risolvere i suoi problemi di adattamento e di integrazione, viene orientato verso la cittadinanza attiva al pari dei suoi amici italiani, autoctoni, dei cittadini che in teoria lo stanno ospitando. La cittadinanza attiva ovviamente presuppone determinate competenze e fra le prime competenze la possibilità di comunicare, di relazionarsi, di comprendere quello che accade intorno a sé, di agire con le proprie scelte, con le proprie capacità per il benessere proprio e degli altri. La cittadinanza attiva, appunto, è l'obiettivo educativo fondamentale che noi abbiamo visto affermare, dichiarare con particolare enfasi anche nelle precedenti lezioni. È il raggiungimento del massimo traguardo del processo educativo, è il successo formativo fondamentale, essere parte attiva, capace, critica e creativa di una società dinamica, di una società avanzata. Anche lo straniero, nonostante i suoi problemi di adattamento, le eventuali difficoltà che può incontrare, deve essere incoraggiato e deve essere instradato verso tale importante traguardo. Quindi, pur nelle difficoltà e tra problematiche di vario genere che vanno tenute in debito conto, l'alunno straniero, il bambino straniero, ha diritto al successo personale. Vediamo un pochettino cosa comprende questa importante problematica della presenza degli alunni stranieri. Perché dietro la voce alunni stranieri si nascondono tante diverse condizioni. Bisogna chiedersi come è generata la presenza di questi alunni nel nostro paese, come sono arrivati, per quali difficoltà, per quali problemi, con quali diritti, con quali problematiche, che cosa li ha portati nel nostro paese e quali sono le varie e diversissime condizioni che si trovano ad affrontare. Facciamo una rapida elencazione di queste situazioni. Noi troviamo alunni con cittadinanza non italiana, cioè bambini i quali hanno entrambi i genitori non italiani e quindi non hanno diritto alla cittadinanza. Noi sappiamo che purtroppo ancora l'acquisizione della cittadinanza nel nostro paese è abbastanza lunga e difficoltosa da ottenere.
Ora questi bambini entrano nelle nostre scuole, possono trovare comunque delle difficoltà, difficoltà dovute alla condizione appunto di alunni privi di cittadinanza. Alunni con un ambiente familiare non italofono, in molte famiglie di stranieri non si conosce la lingua e questo è un ostacolo abbastanza importante per un bambino che ha bisogno di crescere attraverso le relazioni, attraverso le conoscenze, i rapporti interpersonali. La mancanza di conoscenza appunto di lingua italiana preclude anche la possibilità dell'apprendimento, di tanti apprendimenti, di fare le esperienze necessarie. Ci sono minori non accompagnati, sappiamo nella grave sciagura delle immigrazioni di massa che si registrano negli ultimi periodi, negli ultimi decenni, molti bambini raggiungono le coste italiane privi di adulti che si possano occupare di loro. Alunni figli di coppie miste, e quindi uno dei due genitori di nazionalità italiana, e quindi questi bambini hanno diritto alla cittadinanza italiana e hanno, diciamo, all'interno della loro famiglia delle competenze di lingua per parte di uno dei due genitori. Alunni arrivati per adozione internazionale. Sono state abbastanza numerose negli ultimi decenni le adozioni internazionali, ma anche in questo caso bambini sradicati da una cultura, da società in cui peraltro avevano vissuto condizioni non positive e si sono visti appunto inseriti nella nostra società, anche se quasi sempre queste adozioni internazionali riguardano famiglie abbienti che offrono a questi soggetti tutte le possibilità per un rapido superamento delle difficoltà iniziali. Alunni Rom, Sinti e Camminanti, e questi sono alunni che non hanno una dimora, anche se alcuni di questi, soprattutto i Rom, hanno cominciato a trovare delle dimore relativamente stabili, sono soggetti che difficilmente radicano all'interno di un ambiente e quindi i minori di queste popolazioni, di queste persone, no, hanno grossissime difficoltà per consolidare degli apprendimenti, delle abitudini e per acquisire dei modelli culturali tipici della nostra società. Tante sono le situazioni, diversissime le condizioni di ogni soggetto e quindi si capisce come i bisogni educativi speciali si possano manifestare in tante maniere. Questi bambini affrontano i disagi per l'inserimento nella nuova realtà, possono vivere condizioni di frustrazioni ripetute, anche dovute alla non accettazione, a rifiuti, a situazioni penose che possono comunque subire da persone non all'altezza della situazione, possono quindi trovare ostilità ambientale o rifiuto in alcune zone, soffrono l'ignoranza della lingua, la mancanza della competenza linguistica, la mancanza di lavoro o di una situazione stabile e sicura per la loro famiglia, la mancanza molte volte di una famiglia e quindi le manifestazioni, le problematiche di questi soggetti possono investire la sfera emotivo-affettiva, la sfera relazionale, la sfera cognitiva, molte volte anche la sfera comportamentale, la sfera etico-comportamentale. Quindi i bisogni possono essere di vario genere, la scuola deve prestare moltissima attenzione, capire, individuare precocemente le situazioni, le varie situazioni di tutti i vari soggetti e di trovare le risposte adeguate. Quindi azioni queste necessarie a frenare i pericoli che si possono appunto manifestare per questi bambini a causa delle tante difficoltà, a volte abbastanza gravi. Queste problematiche
debbono essere affrontate dalla scuola facendo ricorso a tutte le possibili strategie, strategie educative didattiche, azioni di orientamento e di sostegno ai minori e alle loro famiglie, perché molte volte bisogna anche intervenire sulla famiglia, dare una mano anche alle famiglie. Voi sapete che esistono tante associazioni che prestano aiuto alle famiglie, tante associazioni benemerite che risolvono tanti problemi, che si accostano alla scuola e che aiutano la scuola, che facilitano il compito della scuola. Forme organizzative. Ora, avvalendosi degli spazi operativi, degli spazi d'azione che la scuola possiede grazie all'autonomia scolastica, essa può risolvere tanti problemi, può allacciare relazioni, può creare reti di collaborazione con enti e con associazioni. La scuola può aprirsi al territorio e aprire al territorio il problema dell'inserimento e dell'integrazione dei soggetti stranieri, dei bambini appartenenti a famiglie, appunto, di immigrati a famiglie appartenenti ad altre etnie, ad altre culture. Quindi scuola, rete di scuola, contributi dell'ente locale e di tutte le realtà sociali possibili, facendo leva molto sul volontariato che in tante parti d'Italia manifesta grande entusiasmo, grande capacità organizzativa e ottimi risultati a vantaggio di questi soggetti. Problemi organizzativi sicuramente si manifestano nella scuola, sicuramente. Come distribuire gli alunni nei vari istituti e nelle varie classi? Questo è un problema che viene affrontato anche a livello nazionale, anche il Ministero dà le sue indicazioni nelle linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri. Il Ministero è attento a non sovrappopolare le scuole e le classi di alunni stranieri, perché questo non perché si voglia dire di no a una certa presenza di alunni stranieri, ma perché si vuole realizzare all'interno di qualunque scuola, di qualunque classe, la compartecipazione di più culture, perché questo è il modello vincente, quando le varie culture sono una accanto all'altra, una vicino all'altra. E allora si è stabilito, il Ministero ha stabilito una percentuale, distribuire gli immigrati nei vari istituti di scuola secondaria, di scuola primaria, di scuola media di primo grado, in un rapporto che non superi il 30%, appunto il 30% di alunni stranieri all'interno della scuola. Questo per favorire appunto la migliore integrazione, il legame, i rapporti, il confronto. Naturalmente questo 30% può essere superato, andare al 40-50%. Se molti di questi alunni conoscono la lingua italiana, allora i problemi diciamo che si riducono alquanto. Invece bisogna scendere al di sotto del 30% in presenza di un numero esorbitante di alunni che non hanno competenze linguistiche. E allora in questo caso le scuole debbono affrontare altri problemi, non so, aprirsi alle collaborazioni con esperti, con associazioni, richiamare al loro interno dei mediatori linguistici, di persone che possano appunto pian piano dare a questi bambini la possibilità di comunicare, interventi sulle famiglie che non abbiano competenze linguistiche perché pian piano le vadano acquisendo e quindi possano risultare sempre più utili nel processo di integrazione dei loro figli. Quindi fare in modo che non si formino scuole interamente di alunni stranieri,
accanto a scuole magari che non ne presentino che in minima parte. Quindi fare in modo che ci sia una certa distribuzione in modo da poter portare avanti quel modello di scuola multiculturale finalizzata all'integrazione e all'intercultura. Formare gruppi omogenei per etnia o gruppi eterogenei, ecco, la preferenza è sempre per i gruppi eterogenei, perché un gruppo eterogeneo di soli alunni appartenenti a una etnia non farebbe altro che trasferire da un paese all'altro paese la stessa condizione. I momenti di questa integrazione. Problemi e le azioni della scuola. L'accoglienza. L'accoglienza è un momento fondamentale. Il bambino di altra cultura deve sentirsi accolto, accettato. Deve trovare subito degli appigli, non deve soltanto vedere volti sereni e volti felici, ma deve anche trovare delle condizioni perché essa possa essere attratto ad agire, a fare, a interagire. Possa essere catturato nei suoi interessi, nella sua attenzione. Per quanto riguarda la parte amministrativa e sanitaria, è chiaro che la scuola e le ASL e gli uffici sanitari debbono fare in modo di acquisire tutta la documentazione e di effettuare tutti i necessari accertamenti per una integrazione che sia sicura per il soggetto che entra e per gli altri, appunto, che già frequentano la scuola. Importante il coinvolgimento delle famiglie. Nessuna famiglia, anche quella che all'apparenza può sembrare poco propensa, poco disposta, poco pronta al rapporto con la scuola, deve essere coinvolta. Anzi, proprio queste famiglie debbono essere chiamate, debbono essere anche preparate alla partecipazione. È importante che venga avvertita l'importanza dell'apprendimento, della frequenza scolastica e della cultura. Poi il problema della lingua. La lingua italiana come lingua 2. Ecco, organizzare dei percorsi di apprendimento facilitato, ben strutturato, ben orientato con persone all'altezza della situazione. In questo caso si segnalano tre fasi. La fase iniziale è acquisire quelle prime competenze che consentano di comunicare e di farsi comprendere. E quindi un bagaglio lessicale, magari non estremamente largo, ma acquisito con sicurezza, che possa dare al soggetto immigrato, straniero, la possibilità di farsi comprendere, di avanzare delle richieste e anche di comprendere quello che viene detto e quello che gli viene proposto. Il secondo livello, l'italiano per lo studio, cioè l'acquisizione di un livello superiore per poter leggere, comprendere, capire, andare avanti nello studio. Il terzo livello è poi la fase degli apprendimenti comuni, cioè quando il soggetto ormai si trova al pari degli altri e può procedere nei processi insieme appunto a tutti i suoi nuovi compagni. Sono tre momenti che vanno seguiti con particolare attenzione. In questo caso viene richiamata l'attenzione dei dirigenti scolastici, dei referenti, dei docenti referenti, dei responsabili, ma di tutti i docenti, perché seguano con attenzione questi tre percorsi, perché comprendano i livelli posseduti in partenza da avere alunni per poterli inserire e instradare convenientemente nel percorso, che va dal minimo apprendimento fino alla possibilità di apprendere, di autoapprendimento e di apprendimento insieme agli altri. Ecco, una responsabilità generale di tutta la scuola, di tutti i docenti.
il Ministero dell'Istruzione, attraverso le linee guida, raccomandano la valorizzazione del plurilinguismo. Non è una difficoltà. Noi ci troviamo all'interno della scuola dei problemi sicuramente, delle difficoltà che dobbiamo affrontare, ma anche delle possibilità di arricchimento, non solo per il soggetto straniero, ma per tutti. Il plurilinguismo, la conoscenza di più lingue, la possibilità per tutti i bambini, per tutti gli scolari di fare confronti fra le varie espressioni, per esercitarsi in altri idiomi, per notare come determinate espressioni possono essere tradotte da un codice linguistico all'altro codice, da una lingua all'altra lingua. E la lingua è anche cultura, è anche storia, e quindi la possibilità di fare esperienze culturali diverse e più ricche, di conoscenze storiche diverse, di studio di modelli culturali diversi. È una cosa molto importante che affascina i bambini, gli scolari, gli studenti, soprattutto se il problema viene presentato nella maniera adatta. Valorizzare il plurilinguismo, il plurilinguismo come una risorsa che la scuola possiede. Il Consiglio europeo propone infatti una guida per lo sviluppo e l'attuazione di curricoli per un'educazione plurilingue e interculturale. Ecco, il Consiglio europeo ha preso in seria considerazione questo problema e fa una proposta che meriterebbe di essere letta e compresa, perché è molto, ma molto stimolante. Cosa fa il docente, cosa fa la scuola per valorizzare il plurilinguismo? Quali azioni semplici può realizzare? Anzitutto abbiamo detto valorizzare la diversità linguistica, non ritenere che la propria espressione sia quella più indicata, quella più completa. Ci sono tante forme, tante maniere, tutte importanti, tutte icastiche, tutte affascinanti, direi anche creative, per manifestare determinati comportamenti, determinate situazioni. E ancora valorizzare la diversità culturale, rendere questi soggetti protagonisti. Non so, un bambino di scuola elementare che racconta la sua storia, che parla delle caratteristiche della città che ha lasciato, delle usanze, dei costumi, della propria religione, del proprio modo di vestirsi, magari indossando i panni che indossava anche prima, per vedere le differenze, per vedere anche il perché, per spiegare anche il perché di certi abiti, di certe forme appunto di abito. Oggi purtroppo c'è una certa massificazione anche nel gusto, anche nella moda, e non è strano, noi vediamo anche paesi lontani da noi che presentano gli stessi modelli, le stesse fogge di abiti, ma esistono ancora luoghi ovviamente in cui c'è un modo diverso di coprirsi, un modo diverso per manifestare le proprie scelte, il proprio abbigliamento. Valorizzare ogni forma della cultura. Guai a ritenere la propria religione superiore alla religione degli altri. Il rispetto della religione è fondamentale, perché la religione è parte fondamentale della cultura di un popolo. Problemi poi organizzativi. Costruire un ambiente scolastico capace di accogliere, interessare, favorire gli apprendimenti e le relazioni. Anche in questo caso possiamo ripetere lo slogan ambiente educativo di apprendimento, come abbiamo detto tante volte quando abbiamo parlato delle indicazioni nazionali e quando abbiamo sostenuto l'importanza che il bambino
debba trovare all'interno della sua scuola un ambiente che lo stimoli, che lo solleciti, che gli offra le condizioni appunto per trarre interesse da ciò che deve studiare. Anche per il bambino straniero si tratta di creare la stessa cosa, ricorrere a qualunque strumento didattico, a qualunque sussidio, a tutte le varie forme di organizzazione della didattica che noi conosciamo bene, che si adattano per i nostri bambini e si adattano sicuramente anche per i bambini di altre culture e di altre nazionalità. Bene, è necessario a tale scopo un importante processo di formazione del personale. La scuola che accoglie i soggetti stranieri non può rimanere uguale a se stessa. Quello che disse la senatrice Falcucci a proposito dell'integrazione dei disabili vale anche per questo. Cioè la scuola deve modificarsi al suo interno, deve diventare un po' più liquida, come si dice, più plastica, la capacità di organizzarsi in maniera diversa per rispondere sempre meglio ai bisogni, per risultare interessante, per risultare favorevole ai processi di integrazione e di apprendimento. Formazione dei docenti in questo senso, intorno a tutte le problematiche dell'inserimento nella nostra società e nella nostra scuola degli alunni stranieri. Formazione di tutto il personale, non solo dei docenti, anche dei dirigenti scolastici. Il Ministero, attraverso gli uffici regionali, organizza spesso incontri con i dirigenti scolastici, attività di formazione dei dirigenti scolastici, si organizzano corsi di formazione per i docenti, ma tutto il personale deve essere formato, perché anche i collaboratori scolastici, gli assistenti amministrativi, il personale ATA, in sostanza, deve essere parte significativa e importante di questo processo di integrazione. Anch'essi fanno parte della scuola, connotano l'aspetto, l'immagine e anche l'azione della scuola. Per quanto riguarda la didattica, poi, piani educativi individualizzati, piani didattici personalizzati. Quello che abbiamo detto per i disturbi specifici d'apprendimento, per i bisogni speciali di sviluppo, per i bisogni educativi speciali, vale anche per i bambini appartenenti ad altre culture. Piani educativi individualizzati laddove necessario, in modo da modulare la vita scolastica e gli interventi didattici e le esperienze educative sui bisogni e sulle possibilità che ha ciascun alunno. Per cui anche piani didattici personalizzati, perché dietro la voce alunno straniero non si dice nulla. Ciascun bambino ha dei suoi problemi e ha una condizione particolarissima che deve essere curata. Dunque, finisco qui il discorso sui bambini stranieri. Abbiamo parlato di disabilità, di disturbi specifici dell'apprendimento, di disturbi evolutivi specifici, di bisogni educativi speciali di alunni stranieri. Il quadro dei bisogni educativi speciali è completo. E quindi è completo il quadro per la progettazione della scuola, per l'elaborazione del piano annuale dell'inclusione, il PAI. Il PAI è un documento molto importante, perché prevede tutte le azioni particolari, differenziate, individualizzate, personalizzate che la scuola deve porre in essere per corrispondere ai bisogni di tutti e di ciascuno. È un documento che mette in gioco le capacità di programmare della scuola, di
le capacità di sapersi organizzare, di saper raccogliere i bisogni di ogni alunno, di essere la scuola di tutti e di ciascuno. Il PAI, il Piano Annuale dell'Inclusione. Come elaborarlo? Quale modello seguire? Esiste uno schema ufficiale? Sentite, forse per me queste sono domande retoriche, domande che hanno già una risposta in partenza. Comunque, il Ministero dell'Istruzione ne ha proposto qualcuno di questi modelli all'inizio, ma il modello precostituito, il modello prefabbricato, a che serve? È la scuola che deve elaborarlo, la singola scuola, i docenti di quella scuola, sulla base della reale situazione, dei bisogni reali, delle caratteristiche delle diverse situazioni, degli alunni, uno per uno, che sono presenti nella istituzione scolastica, ciascuno con le sue possibilità, ciascuno con le sue difficoltà, ciascuno con i suoi bisogni. Quindi ogni scuola elabori il suo PAI, partendo da queste cose, dagli alunni, partendo dalle verifiche e dalle valutazioni effettuate nel mese di giugno dell'anno scolastico precedente e del piano di miglioramento resosi necessario, perché vedete il PAI parte col mese di settembre, quando attualmente ha inizio l'anno scolastico, ma parte sulla base di dati che sono stati attenzionati, che sono stati esaminati al termine dell'anno scolastico precedente, attraverso quelle azioni di verifica, di valutazioni e dei progetti di miglioramento che si sono resi necessari. Si parte di lì e si elabora questo documento PAI, che ha una finalità fondamentale, quella di assicurare a ciascun alunno il rispetto dei suoi bisogni, delle sue urgenze, delle sue necessità, per il perseguimento del successo formativo.